Primo dei quarti di finale del No Limits, edizione numero 7, edizione estiva. In campo Dream Team con la maglia bianca contro Mariotto Boys. Dream Team, squadra prima classificata nel girone del lunedì, con una marcia praticamente trionfale. Gioca contro Mariotto Boys, quarti classificati nel girone del mercoledì. Assenze pesanti per il Mariotto Boys, che praticamente schiera questo sestetto. Gianluigi Di Scala a porta, Gennaro Di Scala in difesa. Ecco, Gianluigi impegnato in una paratissima. Gianni Di Scala in difesa con Andrea Miano, wild card. Giancarlo Primicerio, Mario Verde e Gianluca Leone che sostituisce Soschi. Il Dream Team in formazione tipo, rientra Moruso dopo lo stop forzato per febbre della settimana scorsa. D'Amore, capitano, Gargano, Mirra e Ferrigno, Stefano Papa e Marco Marasco, miglior under 23 del torneo. Ecco Gargano che sparacchia via la palla. Calcio d'angolo, partita iniziata praticamente da un paio di minuti. Ci ha appeso pure un faro, come potete vedere. Gianluigi con la palla. Nulla di fatto, c'è Miano senza casacca. Ecco, si riprende dal portiere del Mariotto Boys. Miano spara via di destra, palla in fallo laterale. Ecco, Papa che rimette in gioco per Ferrigno, che appoggia a Fulvio Gargano centralmente. A destra per Stefano Papa, prepara il destro, c'è poi però tiro fintato, cross in mezzo che Gianni Di Scala riesce ad allontanare. Occhio a Ferrigno che colpisce ancora Di Scala. D'Amore in panchina in questo momento, primo cambio per il Dream Team. C'è Ferrigno in una posizione insolita per questo campionato, sta giocando in avanti, di solito gioca a sinistra. Papa per Gargano. Dream Team che in campionato ha avuto una sola sconfitta, ha subito una sola sconfitta nell'ultimo turno contro il Saturn Marcianise. Occhio a Marasco che forse si è fatto male. Ecco Ferrigno che scambia 1-2 con Marco Marasco. Prepara il destro, lo finta, attenzione, passa! E grande rete di Marasco! Ecco l'1-0. Marasco segna e porta in vantaggio il Dream Team. Ennesima dimostrazione di qualità da parte, se ce n'era bisogno, da parte di Marco Marasco. Ripetiamo, miglior under 23 di questa edizione numero 7 del nostro Forum Pompero. Ecco Marasco che ancora intercetta. Miano riesce a fermarlo e c'è una rimessa laterale per gli arancioni. Ultimo tocco di Marasco. Miano, rimessa laterale di destro. Leone che non riesce a tunnellare. Ferrigno, attenzione, Ferrigno tira, ma Di Scala c'è. Portierone del Mariotto Boys, uno dei migliori dell'intero torneo, tra i più giovani tra l'altro. Marasco che gioca la palla con Gargano, centrale, mette raso terra, Ferrigno si gira col sinistro, la palla termina fuori. Ora Gigi Di Scala, lancio alto, Papa, Mirra, finta il passaggio a portiere, poi riesce a superare Primicerio. L'assenza di Sosti è pesantissima per il Mariotto Boys, infortunato il bomber degli arancioni. Tanti gol, tante vittorie per merito suo in questo campionato e poi purtroppo l'infortunio della settimana scorsa che non gli permetterà probabilmente di finire il torneo. Calcio di punizione, fallo subito da Gargano che ormai si sta facendo vecchiarello per queste partite importanti. C'è cambio palla,
colore della palla, metto sotto inchiesta. Ecco Stefano Papa sulla destra, poggia centramente, è velo, bello di Serginho, Mirra non ci arriva. Ripetiamo il punteggio 1-0, gol di Marasco come abbiamo appena visto. Occhio al Leone, destro-sinistro, subisce un calcetto da Gargano che chiede subito scusa all'avversario. Punizione, Leone sulla palla. Occhio al Leone. Eccolo lì, che passi, attenzione a Gianni Amoruso che mette la barriera, la palla però finisce su Mirra. Occhio a Marasco che recupera l'ennesima palla, però poi la perde, c'è Ferrigno, ma Verde riesce a bloccare un contropiede che sarebbe stato fatale probabilmente per il Mariotto Boys. Un po' di ping pong, batti e ribatti, Primicerio riesce a conquistare la palla, occhio al sinistro di Leone che trova l'opposizione di un avversario, palla in calcio d'angolo, il Mariotto Boys sta cercando di venire fuori dall'area di rigore, dopo un inizio un attimino sottotono, dopo la clamorosa eliminazione del New Holland, i dominatori del girone del mercoledì. Occhio a contropiede, occhio Marasco, Marasco, Marasco di destro, Marasco infila sotto alla traversa e c'è la doppietta del numero 8 del Dream Team, 2-0 per D'Amore e compagni, partita in salita per i Mariotto Boys e siamo giunti più o meno al 7-8 minuto del primo tempo. Dicevamo, dopo la clamorosa eliminazione del New Holland negli ottavi di finale contro il Barcellona, gli ottavi classificati del girone del lunedì, incredibile risultato, 4-3 per la squadra di Pistone. L'eliminazione di New Holland praticamente spiana un attimino la strada al Dream Team, erano loro le favorite del torneo, dopo praticamente il blackout dell'unica partita, poiché le avevano vinte tutte nel girone di Orange di Salvatore Mangiapia. Peccato. Rimessa laterale per il Dream Team, c'è Ferrigno sulla palla. Ancora Ferrigno, seguiamo l'ultima azione. Para su Primicerio, ancora Ferrigno. Leone, chiudiamo qui questa nostra cronaca, ci rivediamo poi nel secondo tempo, 2-0 risultato per il Dream Team, doppietta splendida di Marco Marasco, miglior under 23 del No Limit 7.